Bentornati sul videoblog. Oggi è sabato 1 agosto 2009. Sveglia alle ore 9:30, uscita di dall'ostello alle 10. Ci siamo fatti una breve colazione, chi Starbucks, chi Dunkin' Donuts, insomma le solite cose americane. Siamo andati con la metropolitana fino al ferry direzione Staten Island, che avete visto. Stiamo aspettando il prossimo traghetto. Dobbiamo vedere Verrazzano Bridge, dobbiamo vedere. Verrazzano Bridge. Verrazzano Bridge, e la prossima tappa dopo Verrazzano Bridge sarà di nuovo in Manhattan. Lower Manhattan. Ah, nel mentre ci siamo fatti cacciare da uno stadio. Sì, ma questo lo vedete subito dopo. Quindi prossima tappa, ci vediamo a Manhattan. Ci apprestiamo a entrare nello stadio, in quella che sembra essere la ricostruzione dello Yankees, dalla porta retro. A noi non interessa, facciamo una prova, vediamo cosa ci dicono gli americani. Non ci fanno entrare perché abbiamo i pantaloni corti. Siamo ad Harlem, volevamo vederci una messa gospel, ma purtroppo non ci fanno entrare. Come in Italia, rompono le balle sul fatto dei pantaloni corti, giustamente. Cosa che non ci era capitata ieri nella chiesa che abbiamo visto in downtown, vicino al Financial Club. È vero, dove San sono Patrick, entrato, San Patrick. C'era persino il bagno, potevi andare a fare la pipì. C'erano i mega schermi. Ma qua, qua le persone di colore sono serie, esatto, come noi. Esatto, e quindi, esatto. Peccato per lo spettacolo. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Siamo sdraiati su uno delle aree di relax del MoMA di New York. Tra qualche minuto ci addormenteremo su uno di questi divani dell'area relax del MoMA. Entrarci è stato duro perché ci voleva il tessere universitario. L'unico che ha pagato $20 sono io. Siamo entrati, oggi diluvia di brutto, a secchiate proprio. È per questo che abbiamo deciso di venire in moto. Poi visiteremo Rockefeller Center. Iniziamo a odiare gli americani. Sono dei paranoici. Abbiamo visto il settore futurismo, ci hanno rubato tutto. Tutto.